Si parla finalmente di sport, lo fa il Comune, Sport in Comune, ma c'è il CONI, quindi questo è certamente una garanzia. Tutto parte da un dato che l'Unione Europea ci dà: noi siamo italiani sedentari, non ci piace praticamente lo sport. Sì, infatti è questo dato che ci preoccupa tantissimo, perché l'italiano medio è sedentario, ma il campano è ancora più sedentario. Allora veramente che possiamo essere mai più ultimi in questo dato, perché comunque è un dato legato anche alla salute. Allora cerchiamo veramente di togliere questi bambini dai divani, dagli smartphone, da queste attività che sono ormai diventate totalizzanti. Cerchiamo di riaprire i cortili, le piazze, le spiagge, i parchi, quindi anche di effettuare queste attività all'aria aperta, in modo che poi tutti possano vederle, possano entrare nel vissuto del cittadino, anche di quello che passa per caso e si interroga su perché ci sono tanti bambini che stanno giocando all'aperto. Cioè, nonostante ci sia sedentarietà, soprattutto in Campania, sono molti i comuni che hanno aderito a questa iniziativa sul territorio? Sì, diciamo che sui 158 comuni abbiamo un'adesione di 65 comuni, quindi è un dato incoraggiante. Speriamo che poi questi dati siano realizzati effettivamente, quindi li aspettiamo il 10 maggio alla festa provinciale e poi il 22 maggio alla festa regionale, senza competizione esasperata, senza tecnicismo esasperato, con questi bambini della quarta e della quinta classe della scuola primaria. Veramente un fermento eccezionale e a Cava in modo particolare, visto e considerato che partecipano tutte e sei gli istituti, i quattro circoli più i due istituti comprensivi, e abbiamo dovuto per forza di cosa delimitare o quantomeno contenere i numeri di partecipazione in 180, 30 per ogni istituto e ogni circolo. Lo faremo nella piazza, credo, più famosa senz'altro, perché porta piazza Abro, come famosa nel senso del ricordo del professore Abro, a cui io ero sempre e continuo a essere legato, e quindi in questa piazza ci saranno veramente tanti colori, tante belle testimonianze di 180 ragazzi che si divertiranno.